Definito l'impianto della legge di bilancio, il premier Giuseppe Conte commenta le misure della manovra economica. Stiamo costruendo su meno tasse, meno burocrazia, meno evasione fiscale, nello stesso tempo più soldi alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese. È notizia di ieri, il tavolo di ieri ha confermato che la cedolare secca per le locazioni a canone concordato rimarrà al 10%, sarebbe arrivata al 15%. È una riduzione di tasse che, ricordo, era stata già programmata ed è una delle varie misure che stiamo approntando per rilanciare più complessivamente il settore immobiliare. Diversamente da quanto anticipato nei giorni scorsi, non vogliamo aumentare l'imposta ipotecaria catastale sui trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta di registro sull'acquisto della prima casa. Quindi sfatiamo, parlavamo di qualche informazione fuorviante, vedete, scansiamo anche il tavolo da queste false informazioni. FCA e PSA progettano di unire le forze per creare un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile. Lo annunciano le due società in una nota nella quale precisano che lavoreranno per raggiungere al termine delle discussioni un Memorandum of Understanding vincolante. Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo PSA e al 50% dagli azionisti di FCA. Aggregazione proposta tra FCA e PSA creerebbe il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di unità vendute, 8,7 milioni di veicoli, con ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro e un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro. 39 lavoratori in nero sono stati scoperti nel 2019 dalla Guardia di Finanza di Erba nel corso di controlli in materia di lavoro nella provincia di Como. Tra essi, due sono stati denunciati alla procura in quanto, pur percependo il reddito di cittadinanza, erano impiegati in esercizi commerciali. Lo ha comunicato il Comando Provinciale di Como delle Fiamme Gialle. Un altro lavoratore in nero, anch'esso percettore del reddito di cittadinanza, è stato trovato recentemente a lavorare presso un banco del mercato rionale di Erba. Il lavoratore aveva richiesto il reddito di cittadinanza ottenendo un sussidio del valore complessivo di 535,85 euro da maggio a settembre, si legge in una nota. Il lavoratore è stato pertanto denunciato per l'omessa comunicazione della variabile del reddito. A carico del datore di lavoro, invece, una maxi sanzione aggravata non sanabile che va da un minimo di 2.160 euro a un massimo di 12.960 euro. La disoccupazione in Germania aumenta, superando le stime. Nel mese di ottobre si sono persi 6.000 posti di lavoro, il doppio rispetto alla cifra anticipata dagli analisti, 3.000. Resta invece invariato rispetto alle stime il tasso di disoccupazione, attestatosi al 5%, un autentico record negativo per la locomotiva tedesca europea, che non vedeva una tale perdita di impieghi da quasi 10 anni, periodo successivo alla frenata dell'economia e della produzione industriale. Sia la Banca Centrale Europea che il Fondo Monetario Internazionale hanno sollecitato la Germania ad incrementare la propria spesa pubblica, mentre si prevede che il paese andrà in recessione nel terzo trimestre dell'anno.